Quando parliamo di reddito di base intendiamo in primo luogo un reddito di base totalmente incondizionato, cioè un reddito che non richiede nessuna contropartita in termini di accettazione di offerte di lavoro anche congrue, di limitazione nella sfera dei consumi o di patti più o meno diabolici con centri per l'impiego o con altre forme istituzionali che hanno la finalità di controllare l'individuo e l'essere umano. Il reddito di base è incondizionato in quanto è una forma di remunerazione e non di pura assistenza. È la remunerazione di tutte quelle attività di vita che noi quotidianamente facciamo, che producono valore o dalle quali alcuni, soprattutto le grandi corporation, estraggono valori attraverso il profiling, il controllo e l'indirizzo delle nostre vite, delle nostre scelte, delle nostre capacità relazionali, delle nostre capacità intellettive, del nostro apprendimento e via di questo passo. Se il reddito di base è remunerazione di una ricchezza che è già stata prodotta, per forza deve essere incondizionato. Credo che sia questo il parametro principale che ci consente di distinguere fra proposte di reddito di base che sono compatibili o compatibilistiche con gli assetti di sfruttamento contemporaneo nel rapporto di lavoro, con invece un'idea di reddito di base che sia in grado di, liberando dal ricatto del bisogno, di mettere in moto dei processi di mobilitazione, di autodeterminazione e di liberazione delle nostre vite. Per questo, su questa tematica, credo che sia arrivato il tempo di pensare a organizzare una mobilitazione a partire dalla realtà di base, dai centri sociali, dalle associazioni, da singoli cittadini, dai sindacati, eccetera, che da coloro che vivono magari direttamente sulla propria pelle questa estrazione di valore dalla loro vita. Pensiamo a tutti i giovani che lavorano nella gig economy, nel capitalismo delle piattaforme, ma anche a tutti coloro che lavorano in quei settori del terziario avanzato, dove spesso sono costretti in nome di una promessa, in nome di un sogno, di un'illusione, a essere estremamente performativi, autoreferenziali, e spesso lavorano per questo, lavorano in maniera non pagata. Allora, tutti questi soggetti, che ormai sono una massa molto sempre maggiore, devono essere coinvolti in questo processo di mobilitazione, di discussione, per arrivare a costruire un manifesto, un progetto che sul reddito di base incondizionato faccia uno dei punti, non è l'unico ovviamente questo, ma uno dei punti che io ritengo particolarmente importante perché si possa sviluppare una mobilitazione vertenziale, sindacale e sociale, no? Per quanto riguarda il processo di trasformazione delle condizioni di lavoro, e magari arrivi dopo vari momenti sui territori di discussione eccetera a momenti anche di mobilitazione nazionale nelle forme e nelle modalità che si riterranno più opportune. Credo che questa mobilitazione sul tema del reddito di base sia particolarmente importante in questo periodo, visto che il tema del reddito di cittadinanza è declinato in tutt'altro modo e comunque al centro del dibattito politico contemporaneo, soprattutto alla luce del nuovo governo che si è recentemente costituito.